Stefano Pietribiasi, 1985, attaccante. Se ne va così Stefano Pietribiasi in punta di piedi sabato scorso nella sfida col Brescia al Memorial Cappelletti, l'ultima esibizione davanti al popolo biancorosso, ed è immaginabile che il Condor vicentino già sapesse del suo trasferimento al Bassano. Infatti, appena Sala gli ha dato spazio, ha provato in ogni modo a segnare per lasciare un buon ricordo. C'era anche riuscito, ma la sua posizione era in offside al momento del tiro di Luciano. Pietribiasi è un bomber di categoria che però non aveva trovato molto spazio né con frutti né con Brucato. Le motivazioni del trasferimento, dell'ultimo big, dell'attacco biancorosso della scorsa stagione dopo Del Sante, Franchi e Colonetti, le confida il DS Peliccioni in conferenza stampa. Non si trova bene nella posizione che l'allenatore voleva far giocare, ci ha chiesto praticamente di essere ceduto e sapevo che, mettendo sul mercato Pietribiasi, non era difficile collocarlo, infatti aveva due o tre soluzioni, ha scelto quella più vicina a casa sua, anche una buona società secondo me con Bassano. Nel giro di due giorni abbiamo fatto. Il rammarico è, come nel caso di Colonetti, di aver rinforzato una diretta rivale. Castiglione e Bassano la scorsa stagione avevano fatto già molto male al Mantova, ma quello di oggi è un Mantova tutto nuovo e al posto del partente Pietribiasi è arrivato l'esterno offensivo Matteo Cavagna, classe 1984, originario di Bergamo, il quale ha alle spalle anni di esperienza in varie categorie professionistiche. Sono un attaccante esterno, brevilineo, abbastanza rapido, e speriamo di metterci in condizioni per giocare più presto. Ti ringrazio sicuramente il Mantova di avermi dato questa possibilità, ce la metterò sicuramente tutta e che speriamo vada tutto bene. Dopo gli esordi in C2 col Foligno, a gennaio 2007 è stato chiamato dall'Arezzo, con il team toscano è esordito in Serie B, dove è restato altre due stagioni in C1 prima di tornare al Foligno. Nel 2012 l'esperienza con il Lecco e l'ultima stagione con la maglia della Pro Sesto in Serie D, chiusa con 4 reti in 21 presenze. I tifosi mantovani lo ricorderanno bene nel finale della stagione 2011-2012, quando i biancorossi persero 3-2 a Lecco proprio grazie a una doppietta di Cavagna. Per la cronaca, i due centri biancorossi furono di Pietribiasi. Sicuramente il mister mi ha voluto e cercherò di ripagare sicuramente la fiducia che ha avuto in me. Cosa ti aspetti da questa stagione a Mantova? Ma l'importante è sicuramente di riuscire a fare il salto di categoria e di cercare di ritagliarmi uno spazio importante. È una piazza molto importante dove ci saranno sicuramente delle pressioni, ma sono molto contento di essere arrivato. Per Cavagna al Mantova contratto di un anno più opzione per un altro. In 9 stagioni tra Serie D e Serie B ha disputato 194 partite e totalizzato 35 gol. A margine della conferenza stampa è stato presentato Francesco Ordine, nipote dell'opinionista sportivo Franco Ordine, che sarà un collaboratore tecnico del DS Alfio Peliccioni. Ordine, laureato in giurisprudenza, e arriva a Mantova dopo aver già maturato un'esperienza all'interno dei quadri tecnici del Val d'Aosta.